presentarvi questo nuovo modello finito da pochissimo. È una chitarra, c'è chi mi chiede anche che cos'è, è una chitarra a 10 corde per l'appunto, e intonata in questo modo dalla cantina, chitarra tradizionale al centro, si, fa diesis, do diesis. Con un lacantino 09, se utilizziamo una scatola tradizionale, il lacantino si spezza, non riesce a tenere questa tensione su una scatola così lunga, quindi siamo stati costretti ad accorciarla e siamo arrivati a una scatola di 22 pollici e mezzo. Per il do diesis basso, il problema è opposto. Con una scatola tradizionale la corda sarebbe troppo lenta per questa frequenza così bassa, quindi siamo obbligati a stracciarla e siamo arrivati a portarla fino al 29,5, praticamente quasi la scalatura di un basso, se pensate che sono bassi a 32 pollici. E in questo modo abbiamo una tensione perfetta per questo do diesis basso. Andiamo a volume, per favore, grazie. Ok. Altre caratteristiche costruttive di questo strumento sono i legni che abbiamo scelto, che sono praticamente tutto acero. Questo è un pezzo unico di acero con un manico incollato sempre in acero, fiammato, e entrambi europei. Una tastiera in ebano per la parte dei cantini delle note più alte, e sempre acero per la parte invece più bassa. Poi abbiamo, come dicevo prima, la costruzione panel fretting con tasti in acciaio e una parte di tastiera che è fretless. Vedete, qui non ci sono tasti. Perché? Per avere un suono simile al contrabbasso. Ah, guardate, sposto il jack. Perché? Come sposti il jack? Che vuoi dire? Abbiamo creato praticamente due ingressi paralleli per il jack, in modo che io possa appoggiare tranquillamente tutta la gamba su questa parte dello strumento, e avere lo strumento perfettamente bilanciato. Vedete? Ha già nell'angolo senza bisogno di utilizzare poggiapiedi o ammendicoli vari. Allora, vi faccio sentire questa parte fretless con il pick up al manico e un suono così. Perfetto. Visto che siamo nella parte basso di questo strumento, seleziono il pickup single coil centrale, il pickup che ho costruito io apposta per questo modello, e per farvi sentire come rende, insomma, suonando tipo basso. Sempre con questo single coil in versione distorta, giusto per farvi avere un'altra idea. Usiamo una piccola distorsione, un crunch. Giusto per continuare a farvi sentire questo single coil, passo a una versione invece più chitarristica. Perché vi ricordo che qui avete all'interno di questo mega manico anche le corde tradizionali della chitarra, quindi se vi capita di dover suonare del funk con questo strumento potete farlo. L'importante è non suonare le altre corde, ovviamente, bisogna suonare esclusivamente le corde interessate e mutare le altre per evitare di creare un gran frastuono. Un po' di pratica. Io l'ho finita ieri e ho suonato soltanto giusto un paio d'ore prima di fare questo video, si impara molto molto rapidamente. Poi, visto che stiamo cominciando a parlare di elettronica, per questo modello abbiamo una configurazione humbucker singolo humbucker, ovvero abbiamo un ceramico al ponte
classico ambaro ceramico che avete sentito anche nella demo iniziale, poi un single coil che avete sentito invece in quest'altra demo e un pick up ambaro armanico costruito però affiancando due single coil con polarità inversa e avvolgimento inverso. Abbassando il tono potete avere anche un suono più jazzy. Suoni puliti, quindi abbiamo ancora questo humbucker in versione single coil, che vi ricordo è un vero single coil, essendo costruito con dei poli in anico esattamente come quest'altro, e vediamo, facciamo un clean. Poi abbiamo anche quest'altra configurazione per l'appunto, sempre mantenendo lo switch alzato di single coil più quest'altro single coil. Suona bene anche in distorto, se usiamo un piccolo crunch, sentiamo com'è. Ok, poi continuando a parlare di elettronica, avete visto che c'è il key switch, quel particolare aggeggino che ho suonato all'inizio della demo, e praticamente quando premuto muta il suono, sembra una cosa fighissima. Qua la sua funzione è di escludere tutto quello che c'è qui all'interno, quindi due potenziometri, switch eccetera, e manda direttamente all'uscita il pick up a ponte senza passare per tutti i controlli, e sempre rimanendo su questo gancio per sentire la differenza. E in questo caso abbiamo humbucker al ponte ceramico passando per i controlli tutti aperti. Semplicemente uno switch che taglia via tutto il resto. Questo per farvi capire come l'elettronica delle volte può mangiarvi del segnale, per questo su altri strumenti molto spesso io non monto il tono, perché si sente proprio la differenza, anche se lo tenete tutto aperto, questo tono vi ruba del segnale. Poi, come vi dicevo, il jack ha due uscite, una che è questa che ho fatto finora per quando sono seduto per tenerla bilanciata, e un'altra invece per quando suono in piedi, quindi jack qua dietro,
e con il tappeto con la cosa presente qua, tac, e non abbiamo più l'impiccio del jack in questa posizione. Un'altra cosa particolare che abbiamo sviluppato in questo strumento è questa. Vedete questa forma particolare del corpo, un motivo. Serve appunto per appoggiarselo così sulle gambe, per avere lo strumento molto più vicino alla faccia mentre si suona, per vedere meglio i tasti, perché è molto molto comodo suonare in questo modo. E Mike ci teneva particolare, appunto il cliente che me l'ha chiesto, ad avere questa configurazione. C'è anche il poggiamento. E già che sono qua e vedo lo strumento più vicino, mi ricordo che ho fatto lo scalpo dei tasti qua sopra, sempre su sua richiesta, per avere una miglior suonabilità sui tasti più alti, che sono anche più stretti, per via anche della scala più corta. In questo modo riesco ad andare a suonare molto più facilmente nella parte alta della tastiera. È molto carina questa corda alta. Sellette molto molto particolare questo ponte. Ho cercato durante tutto il periodo iniziale di progettazione un ponte che fosse adeguato a questo tipo di strumento, con questa costruzione panel fretting, e ne ho trovati alcuni in Europa, però erano costruiti in alluminio e comunque ho sentito alcuni pareri che non fossero così affidabili e comodi. Non lo so, non li ho provati personalmente, mi sono un po' affidato, ho preferito comunque per mia scelta continuare a cercare. E alla fine sono venuto in contatto con questo ragazzo di Mantua, quindi praticamente dietro casa, che costruisce questi ponti in maniera artigianale e sono interamente in ottone e sono veramente geniali, hanno delle soluzioni fantastiche. Oltre alla classica configurazione da headless, dove possiamo intonare lo strumento, logicamente la corda si aggancia qua, in cima ci sono 10 blocca corde dove noi andiamo a bloccare la corda, poi la tagliamo, poi da qui c'è la meccanica che tira la corda fino alla tensione desiderata. E abbiamo la possibilità di regolare l'altezza la selletta con una soluzione veramente geniale che utilizza un aggeggio molto particolare con due piccoli specie di aghi, e praticamente è possibile regolare l'altezza anche con la corda montata. Sono una figata galattica, e sicuramente continuerò ad utilizzarla per i prossimi progetti, mi sono trovato veramente veramente bene. Direi che idealmente ve l'ho illustrato tutto. Manca il profilo del manico, su cui abbiamo lavorato davvero tantissimo. Ho lavorato, Mike ha solo detto voglio comodo. E praticamente questo profilo è studiato in maniera tale da essere confortevole a seconda di sempre, cioè a seconda di dove si sta suonando. Praticamente ho realizzato la parte qua più alta della tastiera, più verso il capotasto, in maniera tale che ci fosse molta più ciccia, si può dire, qua sulla zona alta, in modo che abbiamo l'appoggio per la mano qui, e che fosse molto più slim in questa zona qui. Un manico sottilissimo, sono 18 mm e mezzo, veramente è stata una sfida pazzesca. Però con questa configurazione la mano ha sempre l'appoggio giusto sul manico, quindi qui c'è l'appoggio per poter suonare gli accordi e c'è la libertà per il pollice di muoversi su e giù, e riusciamo anche ad andare a suonare qua su senza sentire un manico troppo spesso o con un profilo veramente studiato male. E man mano che ci spostiamo verso l'alto, il pollice automaticamente tende a mettersi in una posizione di questo tipo. Perché? Perché la ciccia da qua sotto, da questa parte bassa, inizia a spostarsi in maniera diagonale verso l'alto. Così abbiamo l'appoggio qui verso l'alto e la libertà di poter arrivare a suonare sulla parte più alta senza sforzi eccessivi. Ovvio, non stiamo suonando una 6 corde, c'è da impegnarsi un pochino per arrivare in cima, ma non abbiamo ostacoli, anche per la forma del corno, vedete che è completamente smussata, non ho ostacoli per arrivare in cima su tutta la parte della tastiera. Quindi vi invito a provarla quando riuscirete a passare a qualche nostra fiera dove Mike gentilmente riuscirà a rendermi disponibile lo strumento per esporlo, oppure magari contattatemi via Facebook o al mio indirizzo email e farò in modo, se siete interessati, di avere lo strumento qui disponibile per farvi fare una prova. Vi lascio con un'ultima sfrecciata violenta che fa sempre bene a noi metallari e grazie ancora.